Definitivamente l'euro si batte una nuova moneta, si chiama CIMEC, ha una quotazione doppia rispetto alla lira. Una iniziativa che sta creando molto fermento in migliaia, infatti sono i cittadini incuriositi e che stanno provando questa novità. Vediamo. Quelle che vedete sono 100.000 CIMEC, possono essere prese con 100.000 lire, ma il bello di questa sorta di rivoluzione monetaria è che con questo buono in un negozio convenzionato possono essere acquistate merci per l'equivalente di 200.000 lire. Dunque, vi dicevo, una sorta di rivoluzione monetaria che parte da Guardiagrele, un centro in provincia di Chieti. L'attuato è il professor Giacinto Auriti, 77 anni, ex docente dell'Università d'Annunzio, sostenitore della teoria della proprietà popolare della moneta. Partita in sordina, l'iniziativa sta assumendo proporzioni sempre maggiori. Sono centinaia le persone che acquistano CIMEC, che significa simbolo econometrico di valore indotto, e comprano in negozi convenzionati merce che in lire costerebbe il doppio. Gli esercizi che hanno aderito sono 30 a Guardiagrele ed una ventina in altri centri, fra cui L'Aquila, Chieti, Lanciano e Vasto. Ma come viene compensata la quotazione doppia dei CIMEC rispetto alla lira? Abbiamo chiesto al professor Auriti. Ecco cosa ci ha risposto. È la moltiplicazione creditizia che consente gli incrementi di valore indotto creati dalla velocità di circolazione. Per esempio, è come la dinamo. Più gira la dinamo, più si accende la lampadina. L'iniziativa ha suscitato anche perplessità fra i negozianti che non hanno aderito e nel sindaco del paese, che ha chiesto verifiche a prefettura e questura. E ancora moneta alternativa coniata a Guardiagrele, sì, è proprio così, nel centro della Maiella si conia una moneta che ha valore di scambio, poi ovviamente ne vedremo di più, valore di scambio in loco ovviamente. Per quel che riguarda l'alternativa che viene battuta nel centro del Parco Nazionale della Maiella, anche se in questo caso l'ambiente non c'entra, ossia Guardiagrele. Un'iniziativa a dir poco originale, guardate questo servizio e poi giudicate voi. Gratuita, quindi non scusi, non intendo seguitare a parlare con le teorie, andatevi a quel paese. Risponde così il professor Auriti alla nostra richiesta pressante di chiarimenti. Lui, che tanto ce l'ha con la mancanza di trasparenza delle banche, quando deve spiegare come e soprattutto perché un giorno abbia deciso di mettersi a batter moneta in proprio, tira fuori dal cilindro di economista scaltro e affabulatorio metafore ardite e circonlocuzioni astruse. Con buona pace di cortesia e chiarezza, dalla dinamo al valore indotto del denaro, i concetti utilizzati dal focoso professore risultano tutt'altro che comprensibili. La prima fase dell'avviamento, come la dinamo, quando la dinamo gira, lei non è che domanda alla dinamo chi te la dà l'energia elettrica che esce dalla dinamo, è la stessa cosa, quando comincia la circolazione per convenzione sociale, come nasce energia elettrica per la rotazione della dinamo, nasce valore monetario per la circolazione della moneta. Io vengo da lei 100.000 lire, lei mi dà 100.000 CIMEC, io vado al negoziante, il negoziante mi dà merce per 200.000 lire. Quindi io ho cambiato 100.000 lire ma ho merce per 200.000 lire. Allo stesso modo il negoziante ha venduto 200.000 lire di merce, quelle 200.000 lire gliele restituisce lei, ma a lei chi le restituisce? Ecco. La stessa domanda la prego di andarla a fare a un direttore di banca. Perché? Perché la banca col 20% tiene testa a un credito del 100%. Il direttore è stipendiato, professore, mi segua lei, il direttore è stipendiato, io sto parlando di... Io non intendo più continuare a parlare con lei. Ma il professore poi ci ripensa e parla e spiega a modo suo. Portiamo un esempio, Soros. Crea una liquidità di 14 miliardi di dollari al giorno, di cui si appropria perché opera con la tecnica che è stata definita da Fazio come la tecnica del deposito transnazionale. Tutti contenti allora? Certo lo è il cliente che, senza chiedersi nulla, compra il doppio di quello che potrebbe permettersi. E lo è pure il negoziante, che svuota gli scaffali in metà tempo. E lo è pure il professore filantropo, anche se a tutt'oggi non sappiamo perché, ma soprattutto contento, è il dio consumo. Ancora vittime immolate al suo altare. È la rivoluzione, dice il professore. Eppure a noi la storia aveva insegnato che per fare la rivoluzione occorre prima aver preso coscienza. E sicuramente se ne tornerà a parlare.
creato curiosità e affari tra i cittadini. La Concommercio dell'Aquila prepara in apertura negozi presi d'assalto a Guardia Grele, dove l'effetto SIMEC, le banconote emesse dal professor Auriti, ha creato grande curiosità tra i cittadini. Il principio che la moneta appartiene al popolo si va affermando, come potete vedere in questo servizio. Una vera e propria rivoluzione copernicana nel settore economico monetario, quella introdotta dal professor Giacinto Auriti a Guardia Grele nei centri limitrofi attraverso la teorizzazione che la moneta è del popolo e non delle banche. Con la creazione del SIMEC le banconote circolano normalmente nella zona e molti commercianti stanno effettuando l'esperimento. Un fenomeno che ha creato molta curiosità, ma che soprattutto è la realizzazione di un principio che il professor Auriti, già docente universitario e studioso di chiara fama, ha elaborato ben 35 anni fa. Noi siamo partiti con la teoria della proprietà popolare della moneta, perché nessuna legge dice di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. E naturalmente su questa premessa la banca centrale emette la moneta prestandola, e quindi se ne appropria, perché prestare è una qualità del proprietario. Ora, quando la moneta era d'oro, chi trovava una pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito. Quindi quando noi oggi parliamo della ricchezza dei popoli, dobbiamo capire che oggi tutti i popoli del mondo sono poveri, perché hanno un debito pari a tutto il loro denaro. Allora su questa premessa noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo teorizzato all'università il principio della proprietà della moneta, del proprietà del portatore della moneta. E anche più giovani spendono in SIMEC qui a Guardia Grele? Sì. E voi invece cosa ci comprate? La pizza. A mangia. L'importante è che si risparmia. E tu? A mangiare. A chi conviene? Sono alla gente che compra, ai compratori, e compra la metà. E quindi facciamo un esempio, voi vendete scarpe a 75.000 lire e le persone che vengono ad acquistare quanto le paga? 75? La metà. E poi voi riportate questi SIMEC alla... Se Gianni mi dà il valore delle scarpe, mi dà il doppio. Oggi non si accettano SIMEC, perché? Perché ci sta un sovraffollamento. Quindi praticamente siete stati costretti a fermarvi soltanto per oggi? Sì, speriamo soltanto per oggi. A Guardia Grele ormai c'è una vera e propria rivoluzione dovuta a SIMEC. Sì, un certo movimento veramente c'è, ma dovremo vedere come va a finire.